Come già successo nella gara di andata, Catanzaro e Palermo si annullano a vicenda e falliscono l'assedio al podio del girone C. Nella gelida serata del Ceravolo si capisce subito che a fare la parte del Leone sarebbero state le due difese. La gara infatti vive di fiammate di iniziative individuali. I padroni di casa, dopo il palo colpito da Welbeck, soffrono il pressing, le ripartenze e la velocità degli ospiti. I calabresi tengono alti i ritmi e l'intensità anche nella seconda frazione, ma faticano ad arrivare in fase conclusiva. Le occasioni migliori infatti le creano i siciliani, trascinati dall'intraprendenza di Soleri e Luperini, uomo a tutto campo che non disdegna di cercare in prima persona la via del gol, sfiorando il colpaccio. Buona la prima dunque per Silvio Baldini, che nel finale rischia anche di vincerla la partita con il suo bomber, l'italo-brasiliano Brunori. Siamo venuti qui, penso che per 80 minuti il Palermo abbia tenuto la padronanza del campo. Certo, bisogna migliorare su tante cose, ma venire qua con questo atteggiamento, con questo coraggio, pensando che lavoriamo da martedì tutti insieme, io faccio complimenti ai ragazzi, sono stati veramente bravi. Ci tenevamo magari a vincerla sta partita, però è stata una partita molto dura, molto intensa. Abbiamo lottato su ogni pallone, loro lo hanno fatto ugualmente, ci hanno pressato per tutta la partita. È stata una partita difficile, secondo me non bella, però dobbiamo accettarla.